Un benvenuto a tutti. Oggi presentiamo un classico della cucina italiana, un filetto di pesce alla mediterranea. Partiamo versando un goccio di olio in una padella antiaderente, in questo modo. Posizioniamo il pesce dalla parte della pelle, in questo caso un filetto di orata. E lo facciamo rosolare bene sul dorso, dalla parte della pelle. Una piccola attenzione che dovete portare: quando vedete che il pesce si stacca, vuol dire che è quasi pronto per essere girato. Non forzate mai il pesce quando vedete che rimane attaccato, altrimenti rischiate che la pelle vi si stacchi. A questo punto andiamo ad aggiungere due pomodorini tagliati, un'oliva nera, in questo caso taggiasca, qualche cappero. Facciamo rosolare il tutto. Vedete che il pesce si stacca da solo senza dover forzare. A questo punto giriamo il nostro filetto, vedete che ha dorato da una parte. Rosoliamo, tagliamo leggermente perché abbiamo già i capperi e le olive che sono piuttosto saporite e salate. Bagniamo con un goccio di vino bianco. Un goccino d'acqua. Portiamo a termine di cottura il pesce dopo circa un paio di minuti. Adesso andremo a vedere. Vedete, alzando il filetto è ancora leggermente chiuso all'interno. Qua. Adesso noi lo facciamo riposare. Il calore che andrà a trasmettere il liquido permetterà al pesce di completare la cottura senza diventare asciutto, senza diventare stoffoso. Verso fine cottura andiamo ad aggiungere un paio di foglie di basilico e un po' di pane grattugiato aromatizzato con un goccio di olio, sale e pepe. Ok, perfetto. Adesso spegniamo la padella, la lasciamo riposare un attimo, in questo modo, vedete. E adesso andremo a controllare che il pesce, vedrete, sarà praticamente perfettamente cotto. A questo punto mettiamo un goccio di olio crudo. Prendiamo un piatto, fondo o piano, quello che preferite. Andiamo a posizionare l'orata al centro e tutto il sugo che si è creato intorno con il nostro contorno. Decoriamo con un pezzetto di basilico. Facile e buono.